L'ospedale di Cascia si è reso immediatamente disponibile, unitamente con la Protezione Civile e i vari centri operativi territoriali per quanto riguarda l'assistenza dei malati, si è reso disponibile ad ospitare pazienti che comunque presentando delle disabilità e residendo solamente nel proprio domicilio avevano perso la propria abitazione. Per cui abbiamo dedicato dei posti letto ad hoc dove abbiamo attualmente ospitato queste persone che di fatto sono persone che alcuni addirittura anche nostri ex malati che noi avevamo riabilitato, abbiamo nella fattispecie pazienti che hanno avuto emorragie cerebrali, che sono stati riabilitati, avevano delle proprie autonomie gestionali a livello delle proprie attività di vita quotidiana, che purtroppo hanno perso l'abitazione. Ecco bene, questi pazienti noi li abbiamo ripresi e attualmente li stiamo ospitando come ospiti presso il nostro ospedale. Ovviamente quello che noi vogliamo fare, e penso di esprimere diciamo un pensiero comune legato anche alla nostra regione, è quello di poter renderci ancora più utili, nel senso che noi qui Cascia siamo una zona che in linea d'aria in 20 km abbiamo rapporti con tre regioni, quindi Lazio, Marche e Abruzzo. Purtroppo soprattutto quindi queste ultime due sono quelle state principalmente colpite dal sisma, quindi credo che sia magari importante darsi, aprire le nostre porte, tra virgolette, e quindi consentire a chi magari come i pazienti di Amatrice, o i pazienti di Arquata del Tronto o altri pazienti che non hanno più strutture sanitarie riabilitative a cui poter fare riferimento, possono quindi considerarsi come a casa loro qui da noi, quindi aprire le porte per un progetto magari di condivisione per poter diciamo insieme con appunto le altre regioni affrontare questa che è, secondo il mio modesto parere, una vera e propria emergenza sociale e anche sanitaria. Buongiorno amici della Sinfer o di qualsiasi altra categoria, tra virgolette, voi siate per questo secondo report che facciamo dalle zone terremotate del centro Italia. Oggi mi trovo a Cascia, come avete sentito dalla precedente relazione del dottor Capitò, per fare una valutazione sulle possibilità di avere una presa in carico delle persone disabili a causa del terremoto e prima del terremoto e che abitano nelle zone terremotate del Lazio, delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo. Come diceva prima il dottore, e sono completamente d'accordo, questa è una microregione che andrebbe gestita probabilmente in modo trasversale, con una collaborazione tra tutti gli enti, soprattutto gli enti sanitari, di soccorso e di aiuto della zona, per dare un discorso completo, un aiuto completo a tutte le necessità in questo settore. Noi siamo dei fisiatri di carattere riabilitativo che non vedono delle divisioni regionali o delle barriere, ma vedono una unione di intenti verso il miglioramento della qualità della vita e dei bisogni, soprattutto pregressi e successivi al terremoto, delle persone disabili. Domani proseguirò il mio tour in queste zone verso Amatrice, dove spero di riuscire a definire compiutamente l'ubicazione della tenda della Sinfer, che dovrebbe cominciare a dare un aiuto fattivo ai residenti di Amatrice e dintorni per proseguire l'attività riabilitativa di carattere ambulatoriale, di cui molte persone meno gravi rispetto ad altre più gravi che dovranno essere gestite in questo centro, in centri vicini, dicevo, persone che hanno necessità comunque di una gestione riabilitativa per migliorare la loro qualità della vita. Grazie.